Siamo con il dottor Giuseppe Casale, Media Plaza, Deputy Director International Trading Center, l'ILO di Torino per le persone che sono appunto del capoluogo piemontese. Voi sostenete in maniera importante questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio, in che modo? Bene, noi abbiamo un'ottima collaborazione con la Camera di Commercio di Torino per tanti anni e in questa occasione con il nono congresso abbiamo messo a disposizione 70 camere del nostro campus che sono praticamente messe a disposizione per i partecipanti, soprattutto per coloro che vengono poi dai paesi soprattutto in via di sviluppo, economia in transizione. Questo proprio per dare maggiore possibilità a tutti i partecipanti di trovarsi non solo comodamente in questa splendida città, ma anche per usufruire anche delle facilità del nostro campus. Non è la prima volta che facciamo un'operazione del genere, l'abbiamo fatto anche con altre istituzioni, però questa sembrava un'occasione importantissima da non perdere. Cosa pensa di questo congresso? Come lo sta vivendo? Come lo percepisce? Molto vivo, molto concreto. Assolutamente sì. Se si guarda un attimo le tematiche che sono state messe nell'agenda e sono tutte tematiche che toccano il mondo del lavoro in maniera molto diretta e quando dico diretta proprio fatta dai cosiddetti practitioners, c'è poca teoria qui, c'è molta pratica e molta esperienza lavorativa e quindi credo che sia uno di quei momenti cruciali in cui le varie parti del mondo vengono e si discutono su problemi che sembrano differenti però molte volte sono molto simili, quindi soluzioni ed alternative indubbiamente importanti e credo che questo nuovo congresso abbia veramente segnato un passo in avanti per le nuove realtà delle Camere di Commercio del Nord. How much is important for Turin to host an event like this? Extremely important, I will say, not only because I represent also the International Training Center of the ILO, so practically the only UN campus here in Turin, but also because Turin has a vocation of being an international city, an international hub, particularly for training. And here the Chamber of Commerce had an opportunity also to show the beauty of this city and also the industrial framework of all the area. So congratulations in particular to the organizers and in particular not to the Italian Chamber of Commerce and also to the Turin Chamber of Commerce, which have put a lot into the organization of this event. And about the organization, what do you think? The organization is running very smoothly. Once again, I think it has done very well in order to put together all these people coming from different parts of the world. It's not always easy. And this is also part of my own direct experience. So the content, I will say, of the agenda, the quality of the issues discussed, and also I must say the quality of the services, definitely very high level. Thank you very much. Grazie. E con Lilo ci fermiamo, ma torniamo prestissimo dalla Media Plaza.